Cari parrocchiani, in questo secondo video, questo secondo messaggio, voglio parlare più in generale della vita parrocchiale in questa situazione appunto di emergenza. Dopo aver illustrato le norme riguardanti la ripresa della celebrazione delle messe, tocchiamo gli altri aspetti. Anzitutto la vita sacramentale, l'amministrazione dei sacramenti. Per quanto riguarda il sacramento del battesimo, tutto potrebbe essere rinviato al mese di settembre, dal mese di settembre in avanti, salvo alcune disposizioni particolari che però mi accordo con i genitori che volessero celebrare il battesimo. Punto dolente della prima confessione, della prima comunione, che avrebbero dovuto svolgersi la prima confessione il 19 aprile e la prima comunione la domenica 10 maggio. Dico che all'inizio di settembre incontrerò subito i genitori dei ragazzi interessati alla ricezione dei due sacramenti per concordare con loro una possibile data. Indicativamente, però, ecco, ne parleremo appunto insieme, potrebbe essere nei mesi di ottobre, dopo la sagra, o all'inizio di novembre. Però, ripeto ancora una volta, se ne discuterà insieme. Voi cominciate a pensarci, pensate anche all'eventualità di procrastinare più avanti la celebrazione della comunione. La confessione sono meno problemi, più la comunione perché è più nell'ambito di una festa anche familiare allargata ai parenti. Quindi pensateci, poi appunto a settembre ne parleremo assieme. Per il sacramento della cresima siamo in attesa delle disposizioni a livello diocesano. Verranno stabilite da Monsignor Vescovo. La CEI, in questo protocollo di intesa con il governo, detto una frase che ha lasciato un po' lì, cioè la celebrazione della cresima è sospesa quest'anno. Vediamo, aspettiamo il vescovo che cosa dice, non voglio allarmare i genitori, però ecco, vediamo il vescovo cosa dice, anche qui ne parleremo all'inizio del nuovo anno pastorale, cioè a settembre, in base alle disposizioni date, come risolvere la questione. I matrimoni già programmati sono rinviati, accordandoci personalmente con i diretti interessati. Doveva essere celebrato un matrimonio a maggio e uno a giugno, ma i futuri sposi mi hanno già contattato e hanno rimandato all'anno prossimo la celebrazione del loro matrimonio. Per i funerali, ho già detto nel video precedente. Questo per quanto riguarda la vita sacramentale. Gli altri aspetti della vita parrocchiale. I decreti governativi, come vi siete accorti, hanno bloccato il cantiere del campanile. I lavori hanno potuto riprendere lunedì scorso, 4 maggio. Il problema è quello della consegna dei materiali, che le ditte ricominciano ad aprire adesso e quindi l'invio dei materiali diventa un po' più prolungato. Il fatto di aver chiuso il cantiere per alcune settimane ovviamente ha allungato i tempi di conclusione dei lavori, che non sappiamo a questo punto quando potranno essere finiti, perché oltre adesso alla ripresa poi dipende anche dal tempo, dal clima. Se ci fossero giornate di pioggia è logico che il cantiere non può andare avanti. Per sicurezza ho indicato molto ampliamente, finiremo il tutto entro la fine di luglio. Cosa intendo per tutto? Non solo il campanile, perché è mia intenzione
appena finito il campanile, di procedere subito al rifacimento della recinzione esterna del campetto dell'oratorio, in modo da completare definitivamente i lavori della parte esterna dell'oratorio, risistemare il campetto e mettere tutto in sicurezza, in modo che poi non si tocca più niente. L'oratorio è a posto anche per quanto riguarda l'esterno. A proposito di oratori, in questo periodo gli oratori sono stati chiusi per motivi di sicurezza igienico-sanitaria e non sappiamo quando potremo riaprirli. Per noi poi, come l'anno scorso, si pone il problema della presenza del cantiere. Allora, siamo chiari, onde evitare incomprensioni, equivoci, l'oratorio ho deciso che riaprirà a settembre con l'inizio delle scuole. Il ministro della pubblica istruzione ha parlato di riapertura in estate dei centri estivi con le misure di sicurezza. E quali sono? Continue disinfestazioni, sanificazioni quotidiane di ambienti, distanziamento sociale, il portare mascherine, il tutto sorvegliato da personale specializzato. Come l'anno scorso, noi non possiamo tenere il GREST all'interno dell'oratorio per la presenza del cantiere, ma non possiamo neanche correre il rischio di organizzare il GREST in altri ambienti in queste condizioni così particolari. Per cui la parrocchia per quest'anno non si impegna nel mese di giugno ad organizzare il GREST. Può darsi, io spero nel vostro buon senso, che poi no, si sa, la bocca non si può chiudere a nessuno, ci possono essere delle critiche, però se qualcuno ha qualche critica da fare, venga direttamente da me. Non scriverlo sui social, troppo comodo. Si ragiona insieme e vediamo se per caso si prende la responsabilità. Voi immaginate gestire un gruppo di bambini che devono rispettare delle regole abbastanza rigide e onestamente molto difficili. E poi qualche interrogativo deve essere posto. Il distanziamento sociale. Come far a giocare i ragazzi in squadre in maniera distanziata? Se per caso, per disgrazia diciamo, mi auguro assolutamente di no, un bambino viene a contatto con una persona colpita dal virus, poi viene al GREST, come ci si comporta? I bambini devono giocare con la mascherina, anche perché la mascherina è obbligatoria dai 6 anni in avanti. Le perplessità delle indicazioni del ministro sono parecchie e questi pensieri sono condivisi da tanti altri parroci con i quali ci siamo confrontati in questo periodo. Per quanto riguarda poi la catechesi abbiamo intenzione ovviamente di riprenderla a settembre con l'apertura delle scuole. Non so ancora dirvi le modalità. A questo proposito ci sarà un costante scambio di idee e di confronto con le nostre maestre delle scuole elementari per adottare, se è possibile, gli stessi criteri di protezione che verranno definiti per le scuole. Però attualmente, come avete sicuramente notato, sono ancora molto, molto vaghi. Assicuro che tutti gli ambienti dell'oratorio per la riapertura saranno puliti, sanificati e disinfettati. Alcune ipotesi per la catechesi dell'anno prossimo, solo ipotesi. Spalmare la catechesi lungo la settimana, classe per classe. Dividere le classi in gruppetti più piccoli.
Sono però cose ancora da decidere, anche perché comportano altri problemi. Ad esempio, se dovessimo fare la catechesi spalmata durante la settimana, avrei il problema dei catechisti che vanno a lavorare. Però sarà mia premura informarvi al più presto, prima della riapertura. Un'altra notizia, bella, però nello stesso tempo un po' velata da tristezza, e mi spiego il perché. Martedì verranno portate finalmente le campane. È motivo di gioia perché risuoneranno nel nostro paese, però motivo di poi tristezza perché non potrà svolgersi la cerimonia pubblica di benedizione delle campane. Sarà presente martedì alle 15:30 Monsignor Vescovo, però assolutamente non può esserci la presenza del popolo. Lo faremo in forma privata, questa benedizione, con alcuni rappresentanti della parrocchia, però verrà il tutto filmato e mandato su YouTube, sul nostro canale, in modo che potete poi vedere questa benedizione delle campane. Da ultimo, solo a titolo informativo, senza alcuna pretesa, vi devo dire, ovviamente, siete accorti anche voi, certamente ci avete pensato. A causa di questa chiusura da più di 2 mesi, la situazione economica della parrocchia è abbastanza difficile. La mancanza di offerte, sia ordinarie che straordinarie, come il contributo mensile per il campanile, comincia a pesare. Direte, ma tanto la chiesa era chiusa e non aveva spese. Non è vero, lo sapete benissimo che le spese ci sono ugualmente. Certo, magari inferiori rispetto se fosse stata aperta. Però, anche se le spese sono inferiori, ma se l'entrata dall'altra parte è zero, non conta nulla. Spero quando riapriremo nella vostra generosità. Un abbraccio a tutti voi e in questo mese di maggio invochiamo la Madonna affinché si possa al più presto tornare alla vita normale. Un saluto di cuore a tutti.